mi sono laureata in conservazione dei beni culturali presso la facoltà di Bologna con una tesi nell'ambito della storia della città del territorio dal titolo I luoghi di culto di Argenta dopo la seconda guerra mondiale. Il succo di tutta la tesi era una ricerca d'archivio appunto per cercare di capire quali erano stati i criteri nel decidere come ricostruire questi monumenti che erano stati quasi interamente distrutti dal bombardamento che ha purtroppo praticamente fatto perdere agli argentani tutta quella che era la loro memoria storica. Ho scavato praticamente nelle macerie degli archivi più che nelle macerie di Argenta e mi ha portato via non moltissimo tempo perché purtroppo per fortuna le documentazioni sono state in gran parte perdute proprio a seguito del bombardamento, per cui io ho lavorato principalmente con tre archivi, che sono l'archivio del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Ferrara, che raccoglie documenti dell'ex Genio Civile, l'archivio del Comune di Argenta e anche l'archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali. Sicuramente è emersa una cosa abbastanza particolare, di cui parlerò poi anche questa sera, che è la grande passione, il grande amore che gli argentani hanno sempre avuto per il proprio territorio. Emergono nelle ricerche che ho fatto diverse lettere, sono numerosi carteggi, dove si evince abbastanza chiaramente che gli argentani avevano un grandissimo desiderio di ricostruire il loro paese, sapendo che comunque non avrebbero mai potuto ricostruirlo così come era stato un tempo. E questa è sicuramente la cosa che emerge con più forza. Il docente che mi ha seguito, il mio relatore, che è il professor Roberto Balzani, che oggi è sindaco di Forlì, tra l'altro, è una persona estremamente brillante e si è mostrato immediatamente colpito e interessato da quello che era l'argomento, quindi si è trattato semplicemente di lanciare l'idea, che è stata accettata in pieno ed è stata anche appoggiata. Che tra l'altro di mestiere faccio didattica, ho una propensione particolare per la trasmissione delle informazioni e quella che riguarda la storia del territorio ed Argenta è una cosa che credo di avere proprio nel DNA, per cui la cosa che spero di più in assoluto è di coinvolgere gli argentani e magari dare qualche notizia in più che finora non era emersa, incuriosirli e far sì che di volta in volta queste informazioni vengano tramandate, una sorta di fonte orale che può essere trasmessa soprattutto alle giovani generazioni che purtroppo non sono molto sensibili alla loro storia. Purtroppo questo è il male diffuso degli abitanti di Argenta, perché passeggiando per le vie dell'Argenta contemporanea purtroppo non abbiamo la possibilità di ammirare quello che era lo sfarzo dell'Argenta antica, quella che ormai è andata perduta. La ricostruzione è stata rapidissima perché hanno ricostruito un paese che era stato distrutto per l'80% nell'arco di un ventennio e la priorità all'epoca della ricostruzione era quella di ricostruire la maggior parte degli edifici nel minor tempo possibile ed ovviamente non avendo più gli edifici che erano presenti prima, che avevano una loro storia, perché parliamo di edifici medievali e rinascimentali, non potendo più avere quelli, sicuramente l'idea è stata quella di costruirne di completamente differenti. In più è palpabile e osservabile che Argenta oggi ha un'architettura molto lineare, molto semplice, che non era quella di un tempo. Purtroppo guardarla oggi e sperare di rimanere affascinati è impossibile. Si può guardarla oggi con gli occhi di un tempo, sperando di riuscire a ricostruire quella che era la storia del nostro passato, se non altro per gli altri.